cari ragazzi, ben ritrovati. Come state? Io bene, mi fa piacere essere qui in vostra compagnia per raccontarvi un'altra storia. Questa volta un po' anche dal disegno alle nostre spalle, eh, alle mie spalle anzi, eh, avete capito che siamo nella bottega di un falegname. Un giorno il falegname andò eh, fuori della sua bottega tutti gli strumenti, gli utensili di questa bottega si riunirono in un comitato. Dovete essere tutti presenti perché abbiamo un ordine del giorno molto importante. Dobbiamo eliminare qualche arnese che dà fastidio all'armonia di questa bottega. Sì, sì, siamo d'accordo, anch'io ci sto! Tutti d'accordo. Allora cominciò ad alzare la mano. La pialla. E disse, per me la prima che dobbiamo eliminare è sorella sega. La sega morde, scricchiola i denti, ha un bruttissimo carattere, fa male a tutti quelli che, avvi che avvicina. Per me la sega è da togliere. Sì, sì, sono d'accordo, disse qualcuno. E la pialla disse, scusa eh? Secondo me va tolto via fratello martello. Non è possibile che fratello martello stia con noi. Ha un carattere pesante, è un violento, è uno che picchia sempre, che dà fastidio perché ribatte sempre quello che dice. A me dà propri nervi. La lima, voi la conoscete la lima, vero? Disse: Sì, sì, ma oltre al martello, io credo che dobbiamo eliminare anche i chiodi. I chiodi? Ma a voi piacciono? Si può vivere, secondo voi, con gente così pungente? Sentite, basta avvicinarsi a loro e stargli vicino che ci facciamo male. Devono pungere tutti quanti, ma non esiste. E i chiodi dissero: È perché la lima. La raspa, stanno sempre in attrito con tutti, litigano sempre con tutti e la sega disse: Scusate, eh, parliamo di tutti quanti. Ma perché la pialla? A voi la pialla piace? A me no. Ha un carattere tagliente, è pignola, spellecchia tutti quelli che sono vicino, vicino a lei. E la lima disse: Venite qua, vi dico un'altra cosa perché la carta vetro. L'unico motivo della sua vita è quello di graffiare chi le sta vicino. Allora, in breve, il martello diceva via la lama, la lama diceva via la raspa, i chiodi via la sega. A un certo punto c'era una grande confusione, tutti parlavano, uno gridava più sull'altro, tanto che non si capiva niente. Quando a un certo punto ritornò il falegname. Zitti, zitti, zitti. Tutti cominciarono a fare silenzio. Nessuno più fiatava. Tutta quella ribellione, tutta quella discordia, quel malessere che c'era divenne silenzio. Zitti. E osservarono il falegname che si avvicinava al suo banco di lavoro. Prese un asse che stava lì vicino, lo mise sul suo bancone, cominciò a prendere la sega la sega mordace tagliente, cominciò a segare, poi prese la raspa e la lima che graffiavano tutto, cominciò a passarla sopra l'asse la, 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 di legno, poi prese la carta vetro per dare l'ultima passatina, quella carta vetro che tutti dicevano che sa solo graffiare e gratta, e gratta, e gratta, puliva, puliva e grattava poi prese il martello e i chiodi che non sopportavano nessuno e cominciò a piantare i chiodi. Pianta di qua, pianta di là, pianta una dall'altra parte e tutti stavano guardando quello che faceva il falegname. Fino a che un colpo con un'ascia, un colpo con la pialla, un colpo con la carta vetro e con il martello venne fuori una bellissima culla. Una culla che di là a un po' di tempo avrebbe tenuto tra le sue piccole pareti un bimbo appena nato. Cosa ci insegna questa storia? Noi come guardiamo gli altri, i nostri amici? C'è qualcuno che riteniamo sia scorbutico e non ci piace? Magari abbiamo un compagno di classe o una compagna di classe che studia tanto e fa il saputello quando la maestra fa una domanda è sempre lì con la mano alzata io maestra, io maestra, io maestra lo so io e risponde sempre lui e questo non ci piace. Abbiamo forse un'amica che con il suo modo di fare gentile viene sempre preferita a me, a te o a qualcun altro. Quante volte vorremmo che qualcuno di loro non ci fosse e siamo convinti che senza di loro potremmo anche stare meglio. Quante volte mi è capitato di sentire dei bambini o delle bambine dire a quella festa, mm, se ci va lui non ci vado io, non mi voglio intossicare affatto la festa. Capisco questi sentimenti, può capitare che a volte con qualcuno non siamo sempre molto in sintonia. Ma ah, miei cari ragazzi, non funziona così. Dobbiamo ricordarci che tutti siamo degli strumenti di una grande bottega. Noi qui sulla Terra ci dobbiamo considerare strumenti in una grande bottega di un artigiano. E sapete chi è questo artigiano particolare? È Dio. E ci siamo proprio tutti. Ognuno di noi con le nostre caratteristiche, ognuno di noi con le proprie qualità e con le nostre capacità. Perché ognuno di noi, le mie qualità, le tue qualità, le qualità del, di tuo fratello, di tua sorella, del tuo amichetto, messi insieme, possono fare delle belle cose per il bene degli altri. E allora ragazzi, ci sembrerà tutto strano questo, ma non è così. La precisione, per esempio, di Marco, la forza del vostro amico Daniele, la dolcezza e i modi dolci di Francesca, eh, la vivacità di un altro compagno, quella perfezione maniacale di Carlo che tanto ci dà fastidio. Tutte queste cose messe insieme da Dio potranno farci fare delle grandi cose. Proviamo allora a lavorare insieme, considerandoci tutti attrezzi, elementi di una grande squadra. Allora sì vedrete che bei risultati si potranno fare. Come il falegname, unendo tutti e servendosi di tutti quegli oggetti che tra di loro non andavano d'accordo, ma usati da lui, hanno fatto una cosa meravigliosa, che è piaciuta anche al martello, al chiodo, alla pialla, alla sega, perché tutti hanno detto "Oh, come bello!". E il falegname l'ha potuto fare solo grazie a quegli strumenti. Quindi ragazzi, non mi resta che dire a tutti quanti mettiamoci tutti all'opera e fidiamoci di questo grande costruttore che è Dio, che potrà fare grandi cose servendoci di ognuno di noi. Ragazzi, buon proseguimento di giornata e arrivederci alla prossima storia. Ciao a tutti.